Finisce 0-0 il big match del Montorli tra il Bovile di Perilli e il Gaeta di Melchion. La rincorsa dei biancorossi verso la testa della classifica si fa più difficile, mentre i ciociari brindano praticamente alla salvezza ormai conquistata. A dispetto del risultato fermo a reti bianche, il pubblico presente al Montorli ha assistito a una gara divertente e spettacolare. Al settimo minuto ad aprire danza è stato proprio il Gaeta e sugli sviluppi di un calcio d'angolo è stato Caleb a salire più in alto di tutti. Matrossi, ben appostato sulla linea di porta, allontanava il pallone. Al decimo Niscemi veniva pescato in fuorigioco, anche se provava lo stesso un numero d'effetto con una bella rovesciata che però finiva lontanissimo dalla porta. Al 38esimo ancora Gaeta pericoloso, con Vitale che liberava un sinistro da distanza siderale che finiva ampiamente sulla traversa. Appena un minuto più tardi i biancorossi erano ancora in avanti con Vitale che indovinava il corridoio giusto per Amendola, il quale cercava il fondo e lo trovava, prima di calibrare un cross perfetto per Speranza, ma l'incornata del difensore di Melchion era potente ma poco precisa. Sul finire del primo tempo il Gaeta aveva ancora la palla buona per passare in vantaggio, con Emma che sugli sviluppi di un cross dalla corsia di destra del mobilissimo Niscemi anticipava la difesa rossoblu e con l'incornata provava a battere Stancampiano. Al secondo minuto della ripresa era ancora il Gaeta a portarsi in avanti con il grande ex della gara Giacomo Iozzi che costringeva Stancampiano a rifugiarsi in angolo su un tiro potente e preciso. Nemmeno la risposta del Boville però si faceva attendere. La squadra di Perilli cresceva alla distanza e dal minuto numero 8 era Migliorelli a liberarsi tra le maglie della difesa pontina e a liberare un sinistro molto velenoso sul quale De Filippis riusciva a metterci una pezza. Dopo il break dei ciociari i biancorossi crescevano alla distanza e sfruttavano la superiorità nel gioco aereo chiudendo il Boville nella propria metà campo. All'undicesimo la risposta della squadra di Melchion con un'azione insistita conclusa in malo modo da Schettini che solo davanti alla porta non riusciva a trovare la deviazione vincente. Non aveva miglior fortuna nemmeno Niscemi, che al sedicesimo veniva imbeccato proprio dallo stesso Schettino, ma mancava anche lui in maniera clamorosa il match ball. Stesso copione al diciannovesimo, tre minuti più tardi, quando era Schettino a imbeccare Niscemi con un tocco morbido, ma un ottimo Stancampiano in uscita bassa, murava il tiro del centravanti del Gaeta. Il Boville spezzava le trame dei biancorossi al ventitreesimo, con testa che provava a impensierire De Filippis con un tiro dai 20 metri che finiva di pochissimo al lato. Appena un minuto più tardi era ancora Matriciano a saltare più in alto di tutti, incornando un pallone sul quale era attenta la retroguardia ospite. Il Gaeta continuava ad avere in mano il comando delle operazioni e Melchion, nel tentativo vano forse di spezzare gli equilibri, provava a giocare la carta Marzullo. Al 37esimo era il nuovo entrato Zazza a vedersi respingere il suo tiro a botta sicura dalla difesa del Boville ed appena un minuto dopo era lo straordinario Stancampiano a respingere gli assalti dei pontini, con Zazza che, ancora da pochi metri, vedeva chiudersi ancora lo specchio della porta dallo stesso difensore rossoblu. Nel finale quello del Gaeta diventava un vero e proprio assedio con il colpo di testa di Calabuig che all'89esimo veniva respinto ancora in maniera provvidenziale dalla difesa del Boville. In pieno recupero però erano i padroni di casa ad avere l'occasione di fare il colpaccio che un Aviani che aveva campo libero e dopo una bella sgroppata sulla fascia sinistra si portava dalle parti di un De Filippis che volava sul palo lontano per respingere il destro del baby centrocampista di Perilli.